Titolo: Storie di Natale preferite. Noni la renna di Natale. Autore: Daphne Doward Hogstrom. Genere: Racconto di Natale. Piccola descrizione: L'avventura della piccola rena di Babbo Natale. Noni: Poteva volare più veloce e più lontano di qualsiasi altra renna al Polo Nord. Ma non le era mai stato permesso di trainare la slitta di Babbo Natale. Sei troppo piccola, le disse Babbo Natale. Ho bisogno di cervi grandi e forti per trasportare il mio carico pesante. Tu stai a casa e fai la guardia alla stalla, giorno dopo giorno. Ma era solitario fare la guardia nella stalla delle renne ogni giorno. La maggior parte del tempo, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dunder e Blitzen erano fuori nei campi e nelle foreste, correndo e saltando e preparandosi per il loro giro della vigilia di Natale. E, naturalmente, proprio alla vigilia di Natale, hanno volato nel cielo con il sacco di Babbo Natale. Certo che anch'io posso aiutare Babbo Natale, pensò Noni. In un Natale particolarmente solitario, quando anche i suoi amici, i topolini della stalla, l'avevano lasciata a dormire insieme, nella calda e morbida paglia. Se non posso fare a meno di tirare la slitta di Babbo Natale, allora forse posso aiutarli a riempirlo, pensò. Volerò negli angoli più remoti dal mondo e troverò nuovi e meravigliosi giocattoli per bambini e bambine. E, proprio il primo giorno dopo Natale, fedele al suo mondo, se ne andò ai quattro estremi confini della Terra. Bene, disse Babbo Natale, quando Noni trovò un piccolo pagliaccio di legno che si girò e ruzzolò e si fermò sulla sua testa, in un cerchio. Grande, disse Babbo Natale, quando trovò un minuscolo pollo di porcellana che strideva e strillava e deponeva un uovo di porcellana. Meraviglioso, meraviglioso, disse Babbo Natale, quando scoprì un grosso robot argentato che camminava, parlava e fissava con occhi di fuoco. Negli angoli più remoti del mondo, Noni ha trovato giocattoli sempre più meravigliosi. Meraviglioso, disse Babbo Natale, quando una regina in un castello lontano regalò un orsacchiotto in equilibrio su una corda. Enorme, disse Babbo Natale, quando un principe in un regno lontano diede a un gatto calico ciò che dondolava su un'altalena. Spettacolare, gridò Babbo Natale, quando un re in un palazzo su un pinnacolo diede un cavallo dipinto che saltellava attorno a un anello. Durante tutto l'anno, Noni ha trovato sempre più giocattoli per il sacco di Babbo Natale. Trovò dei trenini di latta che sbuffavano e fischiavano. Trovò piccoli aerei di latta che svolazzavano e volavano. Trovò un'autopompa con acqua, sempre pronta, e una scatola dei giocattoli con 95 giocattoli. Trovò dei colori realizzati con i colori dell'arcobaleno e un libro spennellato di polvere di stelle e rugiada. Ha trovato un flauto che suonava melodie per sempre e una sfera di cristallo che mostrava il sole e la luna. Alla fine, su una montagna lontana in un prato, trovò un mago che fabbricava bambole che ballavano e cantavano. Perfetto! Gridò finalmente Babbo Natale. La vigilia di Natale. Ma il mio sacco è pieno fino a traboccare. Quindi avrò bisogno del tuo aiuto per proteggere il mio pesante carico. E, quasi più veloce di quanto Noni potesse volare, l'ha agganciata dietro, la sua slitta in attesa. Per favore, fai attenzione e avvisatemi quando i giocattoli cadono, disse, mentre si arrampicava sul suo posto, accanto al sacco. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner e Blitzen hanno volato allegramente davanti alla slitta di Babbo Natale, facendosi strada tra le stelle. Ma Noni volava allegramente sul retro della slitta di Babbo Natale, cercando che le bambole non potessero cadere nell'oscurità o pagliacci che potessero cadere tra le nuvole. Non sarò mai più sola, ha detto, pensando anche a tutti i giocattoli che avrebbe trovato per il prossimo Natale.